Piove sul bagnato in casa giallorossa. Arriva una nuova sconfitta interna, questa volta ad opera dello United Riccione. Di questo passo la salvezza diventa sempre più un'utopia per la formazione termolese. Termoli che arriva a questo incontro in campo con la consueta maglia a righe verticali giallorosse contro il Riccione in completa tenuta bianca, agli ordini del signor Kiron Noga di Tivoli. E per vedere una prima azione di gioco degna di questo nome bisogna aspettare 10 minuti ed è il Riccione a proporla, ma la conclusione dell'avanti bianco-azzurro è sicuramente da dimenticare. Mentre al 14esimo arriva una reazione termolese con una doppia occasione da gol per la formazione di Mister Carnevale. Una buona iniziativa giallorossa appunto con un'incursione delle sue di Hernandez in area di rigore, mentre arriva quasi a tubato col portiere tira una forte cannonata che si stampa sull'incrocio dei pali a portiere battuto, sfortunatissimo in questa occasione, ma l'azione prosegue e da lì arriva un pallone che prende il giovane Gabrielli che sempre in aria tira e palla che esce di pochissimo sul fondo. Si passa al 18esimo, Riccione che risponde e sfiora un gol davvero incredibile con Maio che ha lasciato colpevolmente solo in area piccola, riceve un traversone perfetto per la sua testa, colpisce quasi a botta sicura ma la palla sfiora di poco il palo di Lombardo alla sua sinistra. E poi siamo di colpo al 26esimo, clamoroso errore di Hernandez che poteva portare il Termoli in vantaggio. Si arriva al 39esimo, sciupa un'altra buona opportunità il Termoli con Maiorino che in aria da buona posizione spara purtroppo alto sulla traversa. Si va al riposo e siamo al secondo tempo. Il secondo tempo si apre con un'azione di Maio, sempre lui davanti riccionese, che manca una giocata e grande opportunità per far del male al Termoli. Siamo adesso al 20esimo, Lombardo Show con due grosse parate, interventi davvero consecutivi, salva la propria porta da un gol che pareva cosa fatta, ma il gol è soltanto rimandato perché due minuti dopo arriva un calcio di rigore per un'ingenuità difensiva di Birscia che atterra un attaccante bianco-azzurro, sul dischetto va Napolitano e segna per l'1-0 del Riccione. Si va al 30esimo, c'è una bella incursione in aria da buona posizione, Barsci, sempre lui che aveva causato anche il calcio di rigore, conclude altissimo. Siamo invece adesso passati al 36esimo, il Termoli che ci prova ancora in aria ma il portiere ospite non si fa sorprendere e para in tuffo a terra. E quindi è arrivato il momento del recupero, al 48esimo ci riprova da fuori in aria il Termoli, pallone sul fondo. Non succede più nulla, il Riccione vince e dimostra di essere una squadra quadrata, messa bene in campo e con altre prospettive di classifica. Il Termoli in questo senso davvero deve meditare molto perché anche oggi non è stata una prestazione all'altezza dei propositi di salvezza e questo deve far riflettere non solo la squadra, non solo anche magari il tecnico, ma tutta la società, perché davvero di questo passo sicuramente non si vedrà il fondo del tunnel.